Non è sempre facile così immaginare che cosa un archivio contenga. Di solito si pensa che sia un luogo riservato agli addetti ai lavori, agli studiosi, solo a quelli che un po' ci capiscono, ecco. In realtà questo archivio, come poi anche in generale capita spesso, conserva alcune chicche, alcune così. Sorprese o documenti particolarmente curiosi. Ad esempio, nell'epoca più recente, più vicina a noi, si conserva qui in archivio l'intera collezione dell'Avvenire d'Italia, che è stato il quotidiano cattolico di punta in Italia, l'intera collezione completa che va dalla fine dell'Ottocento, e quindi dalla fondazione del giornale, fino al 1968. Capita anche di trovare così documenti, lettere, autografi di personaggi famosi. Abbiamo qui da noi degli autografi di Napoleone, oppure anche, cambiando totalmente genere di personaggio, una lettera di San Carlo Borromeo. Forse però è il periodo medievale quello che riserva le sorprese più così inaspettate. Oltre a un buon numero di documenti notarili pubblici e privati, si conserva qui da noi una collezione di manoscritti legati a Santa Caterina de Vigris, o anche detta Santa Caterina da Bologna, una donna coltissima vissuta nel 400, che sapeva cantare, sapeva scrivere, sapeva suonare, sapeva ballare e quindi si conservano intanto alcuni suoi manoscritti, proprio autografi scritti di suo pugno, e soprattutto tutta una intera collezione di manoscritti a lei dedicati dalle sue immediate più vicine consorelle. Si tratta di codici miniati di piccolo formato, alcuni grandi proprio appena pochi centimetri. E sono veramente curiosi sia per il contenuto, quindi biografie di Santa Caterina, storie legate alla sua vita e alla sua mistica, ma anche proprio per la loro fattura, con miniature grandi all'incirca come un'unghia. Forse però il più, il più rilevante, così, o comunque il pezzo più pregiato in un certo senso, se vogliamo, più curioso, è anche il documento più antico che conserviamo qui. È un privilegio papale del X secolo, risale al 967, e la cosa caratteristica che lo contraddistingue è il fatto che è il più antico privilegio papale scritto su pergamena che esista al mondo. Vi siete mai chiesti quali fossero i materiali che venivano utilizzati, riciclati nel Medioevo? Generalmente si pensa solo a elementi architettonici come capitelli, statue, mattoni derivati dall'edilizia antica. Ma tra gli oggetti più riciclati durante tutto l'arco del Medioevo troviamo i manoscritti. I libri e i documenti manoscritti durante il Medioevo erano vergati su pergamena, un materiale estremamente resistente perché derivato dalla pelle animale, ma anche molto costoso. La resistenza e il costo determinavano un estremo riciclo di tutto ciò che non era più immediatamente utilizzato. I manoscritti venivano riutilizzati secondo due tecniche. Una prevedeva la cancellazione, la dilavatura dell'inchiostro, accogliendo poi una nuova scrittura, e questa tecnica è chiamata in gergo tecnico creare un palinsesto. Altrimenti i libri venivano smembrati e riutilizzati come materiale povero di cartoleria. Lo scarto dei manoscritti non più utili poteva avvenire per varie ragioni, ad esempio dei cambiamenti
nel gusto estetico delle decorazioni, della scrittura, oppure potevano dipendere dall'usura del manoscritto o ancora dal cambiamento dei testi, come i testi liturgici. Qui ne abbiamo un esempio. In questo caso abbiamo un registro della mensa arcivescovile di Bologna in cui sono stati riutilizzati numerosi frammenti, sia come rinforzo interno della copertina, sia come carte di guardia a tutela del registro. In questo caso abbiamo nella copertina un frammento di diritto medievale che evidentemente per qualche ragione, che poteva essere un'usura del manoscritto originario, non veniva più consultato e quindi è stato riciclato per rinforzare questo registro. In questo caso una parte di un manoscritto di Aristotele è stata riutilizzata come copertina di un registro di una parrocchia del 1600, ma la bellezza di questo frammento dipende specialmente dalla sua miniatura. Abbiamo un trattato naturalistico di Aristotele scritto in latino, tradotto da Guglielmo da Morbeca, con tutta una scena di caccia illustrata che rappresenta la rincorsa che l'animo umano fa nei confronti della conoscenza. Infatti abbiamo un cane che insegue un cervo e un cane che insegue una lepre. Non solo i libri di contenuto liturgico, giuridico, medico, filosofico venivano riutilizzati, ma anche i documenti, gli atti giuridici potevano essere riciclati. Come nel caso di questo documento del notaio Francesco Dominici Lambertini di Bologna, vergato nel 1365, che è stato riutilizzato come coperta di un registro parrocchiale del XVII secolo, poiché probabilmente aveva finito la sua validità giuridica. L'Archivio Generale Arcivescovile di Bologna custodisce centinaia e centinaia di questi frammenti di riciclo, di riuso, ma attualmente non conosciamo il totale di questi frammenti. Proprio in questo contesto si inserisce la ricerca e censire, analizzare e scoprire nuovi frammenti permette di rilevare ogni giorno nuove testimonianze della storia manoscritta medievale della città di Bologna.